Eccoci tornati con il capitolo 11, il penultimo della storia di Camelia. Ora, la maestra è un po' molto arrabbiata ed è andata dal preside, cioè si è scatenato in classe un putiferio fino a che Simone, un compagno, si è messo a piangere. Camelia lo è andata a consolare, ma chissà che cosa avverrà in questo capitolo, che si intitola Mi fa paura. E questa è la prima immagine del capitolo. Non fa presagire nulla di buono. Ci sono tre bimbi, tutti e tre molto sofferenti. Chissà, cominciamo a leggere. Quando la maestra Marina entrò in aula per capire che cosa stesse accadendo, la trovò sottosopra. Simone in lacrime le corse incontro per farsi abbracciare. Urla sempre, disse Valentina. Laura invece stava tirando su con il naso. Mi fa paura. Quindi questi tre bimbi sono Simone, Laura e Valentina, sono un po' provati. Claudio si sforzava di non piangere, ma gli si leggeva in faccia che era a disagio. Io l'avevo detto che stamattina non volevo venire a scuola. Per Camelia e Milo era il momento giusto per raccontare che cosa avevano scoperto il giorno prima. Ieri abbiamo seguito la maestra e forse noi abbiamo capito perché urla, annunciò Milo. Quella frase si fece largo nel baccano e fece tacere tutti. Volevano assolutamente sapere della grande scoperta. Milo e Camelia iniziarono a raccontare, strappandosi le parole di bocca. Fa anche la cantante? Potrebbe essere agitata per il concerto. È tra 2 giorni. O forse urla perché vorrebbe cantare sempre e non venire invece a scuola. Calmi, interruppe la maestra Marina. Voi due, come fate a sapere tutte queste cose? L'abbiamo pedinata come dei veri detective, risposero in coro Camelia e Milo, orgogliosi dell'impresa. Davvero? Domandò quasi l'intera classe nello stesso momento. Ai due amici non sembrò vero di poter raccontare per filo e per segno la loro grande impresa, fieri di soffermarsi sui dettagli e compiaciuti dagli sguardi di ammirazione dei loro compagni. Più raccontavano e più si sentivano degli eroi. La maestra Marina ascoltava e si mordicchiava il labbro, come se le stesse venendo un'idea. Chissà quale idea verrà alla maestra Marina. Io vi faccio vedere la classe insieme alla maestra Marina. C'è Simone che piange, le altre bimbe, Valentina, Camelia e Milo, che invece sono super fieri di raccontare l'accaduto, cioè cosa avevano visto il giorno prima quando avevano pedinato la maestra e volevano raccontare, infatti. E beh, io non so cosa accadrà nel prossimo capitolo, ma non lo perdete perché è il gran finale. Ci saranno fuochi d'artificio.
Un abbraccio.